Un arresto ad Alcamo per furto con destrezza. Consiglio comunale di Mazara, approvati tutti i punti all'ordine del giorno. Conferimenti insostenibili alla discarica di Siculiana. L'Expo di Milano si apre con le isole di Pantelleria e Favignana. Tirocinio gratuito per i giovani, le richieste alla CNA di Mazara. A Mazara le giornate europee dello scompenso cardiaco. Buon pomeriggio dalla TG8 Informazioni, apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Gli agenti del commissariato di polizia di Marsala questa mattina intorno alle 4 hanno arrestato Vito Emanuele De Simone, marsalese classe 1990. Gli agenti di polizia in servizio di controllo nel territorio sono intervenuti in via Santa Lucia perché era stata segnalata una persona sospetta. Constatato che erano state commesse delle effrazioni su 3 auto in sosta, gli agenti si sono messi subito alla ricerca del malvivente e immediatamente è stata rintracciata una persona che alla loro vista ha tentato di allontanarsi. Si trattava proprio di De Simone, che è stato bloccato ed identificato. Subito è stato accertato che fosse lui l'autore dei furti appena perpetrati, poiché trovato in possesso di un cacciavite usato per rompere i finestrini delle autovetture e inoltre in possesso di 2 orologi, diverse monete di piccolo taglio e dei gettoni per l'autolavaggio appena asportati dalle autovetture in sosta. De Simone è stato dichiarato in stato di arresto e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha disposto il processo per direttissima. Un giovane romeno, Ciprian Mironescu, trentenne e residente a Marsala, è stato condannato dalla giudice del Tribunale di Marsala Bruno Vivona alla pena di 1 anno ed 8 mesi di reclusione per tentata estorsione. I fatti sarebbero avvenuti nel maggio del 2014, quando il ragazzo romeno, venuto in possesso del telefono di una vittima, l'avrebbe contattata chiedendogli la restituzione del telefono in cambio di una somma di 300 euro. La vittima avrebbe accettato lo scambio e gli avrebbe proposto come luogo d'incontro la centralissima Piazza del Popolo a Marsala. Il derubato tuttavia si è rivolto al commissariato di Marsala, che avrebbe coordinato una attività di appostamento. All'appuntamento il giovane estortore si è presentato avvicinandosi all'auto della vittima per consegnargli il telefono, ma sul posto è scattato l'intervento dei militari che hanno arrestato appunto il giovane. Al termine del processo il giovane estortore ha avuto sospesa la pena. Furto con destrezza è l'accusa mossa dai carabinieri di Alcamo nei confronti di un giovane romeno bloccato da un passante mentre asportava il portafoglio dalla borsa di un'anziana signora. La cronaca. Erano le ore centrali della mattinata, le più affollate al mercato settimanale di Alcamo, che ha luogo ogni mercoledì mattina, ove tante persone, tra cittadini alcamesi e turisti, curiosano tra le bancarelle alla ricerca di qualche offerta speciale. Ed in tale contesto un ragazzo 17enne romeno, residente ad Alcamo, con alle spalle già dei precedenti analoghi, ha pensato di mettere a segno un colpo. Approfittando della confusione, infatti, il giovane prendeva di mira un'anziana signora e con mossa repentina le sfilava il portafoglio dalla borsa. L'azione delittuosa avveniva però sotto gli occhi di un passante, che dunque riusciva a bloccare il ragazzino e a trattenerlo fino all'arrivo della pattuglia dei carabinieri, che essendo impegnato in un apposito servizio antiborseggio si trovava nelle vicinanze dell'accaduto e dunque in pochi secondi si precipitava sul posto, recuperando la refurtiva e provvedendo ad arrestare il giovane malfattore in flagranza di reato. La malcapitata donna veniva poi accompagnata in caserma per sporgere denuncia, riconoscendo il proprio portafoglio che le veniva immediatamente restituito. Il ragazzo, dunque, accusato di furto con destrezza, veniva condotto presso il carcere minorile Malaspina di Palermo, a disposizione dell'autorità giudiziaria. In contrada Ballotella, nel comune di Trapani, è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso risalente all'ultimo conflitto mondiale. Sul posto sono intervenute le squadre artificieri. Il residuato, rinvenuto in un campo, è stato identificato dagli specialisti dell'esercito italiano come una bomba a mano modello MK2 di nazionalità americana. Gli specialisti del genio militare hanno provveduto alla distruzione dell'ordigno in prossimità dello stesso luogo di rinvenimento.
Tentata estorsione e millantato credito. Sono queste le accuse con le quali un giornalista trapanese è finito nel registro degli indagati della Procura di Trapani. Sentiamo. Un noto giornalista di Trapani sarebbe stato denunciato da un imprenditore per tentata estorsione e millantato credito. Lo scrive oggi il Giornale di Sicilia. Secondo il quotidiano, il giornalista sarebbe già stato iscritto dalla Procura di Trapani nel registro degli indagati, anche se il procuratore Marcello Viola non ha confermato la notizia. Notizia che da giorni circolava in città, perché il giornalista in questione è molto noto a Trapani e dintorni, anche per il suo impegno per la legalità. Il cronista, secondo l'accusa, avrebbe promesso di adoperarsi, attraverso le sue conoscenze, per sistemare un procedimento giudiziario a carico dell'imprenditore in cambio di un favore. Alla richiesta l'imprenditore avrebbe però presentato un esposto denuncia alla procura. Pare inoltre che la denuncia sia stata accompagnata da una registrazione audio. Il tutto è al vaglio degli inquirenti, mentre è in subbuglio il mondo giornalistico trapanese. Non si esclude che nella vicenda possano essere coinvolte altre persone. Ieri sera si è svolta la seduta del Consiglio Comunale di Mazara, chiamato ad esaminare i 23 punti scritti nell'ordine del giorno. Ad apertura di seduta non sono mancate le discussioni sui disagi della città ed in particolare il problema dei rifiuti, che sta assumendo una gravità mai riscontrata prima. I punti sono stati tutti approvati, anche il progetto edilizio per la costruzione di un centro riabilitativo e socio-assistenziale dell'AIAS di Mazara, nel loro sito nella località Altavilla Malpasso, in variante allo strumento urbanistico. Sono state discusse tutte le mozioni, il Consiglio Comunale verrà trasmesso questa sera alle 21 ed in replica domani alle ore 14. Invece il Consiglio Comunale di Campobello di Mazara sarà trasmesso oggi alle 15.30 ed in replica domani sera alle ore 21. Con una interrogazione riguardante la revoca dell'autorizzazione allo scarico in mare e chiarimenti sullo stato dell'arte del depuratore, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Mazara, Nicola Lagrutta, chiede se è intendimento dell'amministrazione rendere note le motivazioni che non hanno dato seguito alla diffida da parte del Dipartimento regionale Acque e Rifiuti e che hanno portato alla revoca dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dal depuratore sito in Contrada Boccarena. Lagrutta chiede inoltre se è intendimento dell'amministrazione, qualora le ragioni che hanno portato alla revoca dell'autorizzazione allo scarico di cui sopra si dimostrassero fondate, di prendere atto del proprio fallimento politico-amministrativo causato dalla fretta di aver inaugurato e messo in funzione anzitempo un impianto incompleto. Probabilmente, scrive Lagrutta nell'interrogazione, posticipare l'inaugurazione dello stesso al termine del suo completamento si sarebbe dimostrata la scelta più oculata. Conferimenti insostenibili alla discarica di Siculiana, dove attualmente scaricano anche i comuni trapanesi del lato TP2. E la Catanzaro Costruzioni, la società che gestisce la discarica, scrive alla governatore Crocetta ed all'assessore Contrafatto. Sentiamo. Prima c'erano stati gli appelli di prefetto, sindaco e sindacati, poi le prese di posizione della Catanzaro Costruzioni, la società che gestisce la discarica di Siculiana, che aveva messo nero su bianco il rischio saturazione dell'impianto. Adesso, dopo la nuova ordinanza del Presidente della Regione, con la quale è stato ordinato, fra le altre cose, agli 11 comuni del lato TP2 e al comune di Trapani di conferire rifiuti dal 28 aprile al 31 maggio presso la discarica di Contrada Materna di Siculiana, i gestori dell'impianto hanno scritto ancora una volta al Presidente della Regione Rosario Crocetta, all'Assessorato Regionale Energia, guidato da Vania Contraffatto, e per conoscenza alla Prefettura di Agrigento, al Sindaco di Siculiano, al Sindaco di Montallegro, all'ex Provincia di Agrigento e all'ARPA, per chiedere la revoca immediata delle ordinanze. In plurime occasioni, si legge nella nota, si è già segnalato il fatto che, giusta precedenti ordinanze di pari tenore a quelle in oggetto, si ordinava il conferimento presso la discarica gestita dalla Catanzaro Costruzioni di un quantitativo di rifiuto eccessivo. Spiace rilevare che ai fini dell'adozione del provvedimento contingibile e urgente in oggetto, le nostre segnalazioni e le relative motivazioni non sono state prese nella debita considerazione che esse meritavano. Le motivazioni del dissenso, come spiega l'azienda, nascono dal superamento della capacità di trattamento giornaliero dell'impianto, nonché allo sproporzionato numero di conferimenti giornalieri
che in alcune occasioni raggiunge quasi 150 camion in un sol giorno, senza considerare i camion che si aggiungono per effetto dell'ordinanza di cui all'oggetto. Il numero elevato di conferimenti determina una inevitabile e insostenibile situazione di oggettivo pericolo legato alla viabilità e al pregiudizio che arreca anche rispetto alla corretta funzionalità dell'impianto stesso. Restiamo in tema di rifiuti perché un folto gruppo di consiglieri comunali di Mazara, sia di opposizione che di maggioranza, hanno chiesto al presidente del Consiglio Comunale Vito Gancitano la convocazione di un consiglio comunale in adunanza aperta in cui il commissario straordinario della Belice Ambiente ATO TP2, l'onorevole Sonia Alfano, possa informare i cittadini e i consiglieri comunali della difficile situazione emergenziale in cui versa la società d'ambito Belice Ambiente. Il consigliere comunale del PSI Francesco Foggia solleva il problema della sostituzione dell'ecografo Acuson 128XP10 in dotazione alla radiologia del presidio territoriale di emergenza di Mazara del Vallo, ormai obsoleto. Con una interrogazione al sindaco, all'assessore regionale e al direttore dell'ASP di Trapani, Foggia chiede le iniziative che si intendono attivare per porre urgente rimedio a questa criticità e se non si ritenga di provvedere quanto prima, ognuno ovviamente per le proprie competenze, ad attivarsi affinché possa essere celermente acquistato un macchinario che garantisca la salute pubblica dei cittadini di Mazara del Vallo. Adesso invece torniamo a parlare del coinvolgimento della marineria mazarese nelle vicende di sbarchi di migranti. Il presidente del Consiglio Comunale di Mazara, Vito Gancitano, chiede una tutela concreta dei pescatori mazaresi da parte delle istituzioni nazionali e sovranazionali. Sentiamo. Il presidente del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo, Vito Gancitano, intervenendo nella vicenda migranti che coinvolge la marineria di Mazara, afferma: «I nostri pescatori e uomini di mare continuano a dimostrare, come hanno già fatto negli anni, grande sensibilità, altruismo e coraggio, salvando decine e decine di vite umane. Ma questa loro attività meritoria, che comporta anche sacrifici economici di un comparto già al collasso, ad eccezione di qualche riconoscimento formale, non ha mai avuto un riconoscimento concreto da parte di Unione Europea e governi nazionali e regionali. Poiché si spendono milioni e milioni di euro per l'emergenza migranti, è giunto il momento che la marineria di Mazara del Vallo ottenga un ristoro economico per la costante attività svolta. Il problema del limite delle acque territoriali, che la Libia ha esteso unilateralmente a 74 miglia, creando un danno incalcolabile alla marineria di Mazara. Il problema delle reti ed attrezzature da pesca, che costantemente subiscono danni per la presenza di relitti di barconi nel Mar Mediterraneo, prosegue Gancitano. Sono questioni che tutti dichiarano di affrontare, ma che nessuno risolve. A ciò si aggiunge il fatto che nessun rimborso per le ingenti spese sostenute dai natanti quando interrompono le battute di pesca per soccorrere giustamente i migranti viene previsto da Unione Europea, Stato e Regione. La marineria di Mazara del Vallo chiede aiuto alle istituzioni, deputazioni comunitarie, nazionale e regionale. Chi salva vite umane non può essere lasciato solo al suo destino. Il prossimo 5 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, presso la Camera di Commercio sita in Corso Italia Trapani, si svolgerà il convegno SIMEST, gli strumenti per l'internazionalizzazione delle imprese. Il convegno è organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani con il patrocinio della Camera di Commercio di Trapani, di Banca Nuova e di Confindustria Trapani. Relatore principale della giornata sarà il dottor Paolo Di Marco. Mancano meno di 24 ore all'apertura dell'esposizione universale Milano 2015. Le isole di Pantelleria e Favignana saranno le prime indiscusse protagoniste. Sentiamo. Saranno 180 giorni pieni di attività al cluster biomediterraneo. A far da apripista saranno le isole minori della Sicilia, che porteranno a Milano prodotti, stili di vita, identità culturali e attrattive territoriali. Si parte con l'inaugurazione ufficiale alla presenza dei commissari, delle madrine e dei rappresentanti istituzionali del cluster biomediterraneo. I primi 3 giorni del programma, compreso mercoledì 6 maggio, saranno interamente dedicati al territorio dell'isola di Pantelleria, balzato agli onori della cronaca grazie al recente riconoscimento UNESCO dell'alberello pantesco.
Il comune di Pantelleria avvia la sua partecipazione a Expo Milano 2015 presentando il suo territorio. I temi trattati saranno quelli della biodiversità, del paesaggio e della sostenibilità, dalla vite all'alberello ai giardini panteschi. Lunedì 4 maggio è il giorno delle Isole Egadi, Favignana, Levanzo e Marettimo. Il ricco ed intenso programma, articolato in incontri, approfondimenti e degustazioni dei prodotti tipici come tonno e pescato fresco, consentirà di ripercorrere le tappe del glorioso passato di queste isole, che devono la loro fortuna alla tradizione della pesca e alla trasformazione del tonno. Il nome di Favignana è indissolubilmente legato alle grandi famiglie inglesi che nel Settecento si trasferirono sulla costa trapanese per dare avvio a fiorenti scambi commerciali con la madrepatria. Nel secolo successivo la loro eredità fu poi raccolta dai Florio, la più grande dinastia imprenditoriale siciliana, che trasformarono l'isola in una delle principali basi commerciali di tutto il bacino del Mediterraneo, prima del triste declino del Novecento. A questa grande famiglia è dedicata la tonnara di Favignana. Accompagnati dai dirigenti scolastici del primo circolo didattico di Mazara, la dottoressa Eleonora Pipitone, e dell'istituto comprensivo di Santo Stefano Camastra, la dottoressa Giovanna Di Salvo, gli alunni delle due scuole gemellate sono stati accolti al Palazzo di Città di Mazara dal vice sindaco Silvano Bonanno e dal presidente del Consiglio Comunale di Mazara, Vito Gancitano. La visita è inserita nel progetto di gemellaggio fra le due scuole denominato Alla scoperta del tuo paese, che ha coinvolto il comune di Mazara del Vallo con un contributo sulle spese di viaggio. La delegazione di Santo Stefano di Camastra ha ricambiato la visita fatta il 1 aprile scorso dal primo circolo didattico a Santo Stefano di Camastra. Parliamo adesso invece del piano Garanzia Giovani promosso dalla Regione Sicilia. La Confederazione Nazionale Artigiani di Mazara precisa quali sono i requisiti necessari per richiedere il tirocinio informativo, il servizio. La CNA di Mazara informa che in riferimento ad una precedente informativa sul piano Giovani si precisa che si può richiedere il tirocinio formativo anche se non si hanno dipendenti, come in un primo momento invece affermato. Inoltre viene meno il divieto di chiamare a tale tirocinio anche parente o familiare, ma solo per le imprese artigiane. Rimane invece il divieto per gli altri settori. Le imprese possono fare domanda di tirocinio gratuito anche nel caso non avessero alcun giovane da segnalare per la fattispecie. In tal caso gli sarà attribuito qualcuno dei giovani già iscritti nelle liste del piano giovani. La CNA ricorda che il piano garanzia giovani è assolutamente senza oneri e obblighi per le imprese richiedenti, tranne la quota in AIL, peraltro modestissima, per il semestre di tirocinio gratuito, durante il quale il giovane farà il percorso formativo. Sarà l'INPS, invece, che pagherà 500 euro al mese lordi, corrisposti bimestralmente ad ogni singolo tirocinante direttamente nel suo conto corrente. La CNA di Mazara ricorda che tutte le imprese possono fare garanzia giovani con soggetti dai 18 ai 29 anni iscritti al centro per l'impiego, cioè a dire l'ex ufficio collocamento, nell'apposito elenco. Non deve essere stipulato alcun contratto di lavoro. Nessun obbligo scaturisce, precisa il portavoce CNA Nicola Giacalone, per le imprese di assumere dopo il semestre in questione. Se però lo volessero fare, goderebbero di un bonus che va da 1.500 a 6.000 euro a seconda del tipo di assunzione e qualifica. Si conferma la disponibilità di ogni utile chiarimento e per l'inoltre delle istanze nel modo più sobrio e semplice possibile. Si è svolta presso l'auditorium della scuola Daniele Aiello di Mazara la giornata conclusiva della settimana del libro, organizzata dalla biblioteca del seminario vescovile di Mazara del Vallo e dal primo circolo didattico Aiello di Mazara. Nel corso del convegno conclusivo sono intervenuti fra gli altri il vescovo della diocesi di Mazara, Monsignor Domenico Mogavero, ed il dottor Failla, vicepresidente dell'Associazione Biblioteche Ecclesiastiche d'Italia. A moderare l'incontro è stata la dirigente scolastica, dottoressa Eleonora Pipitone. Dalla 2 al 10 maggio sono in programma le giornate europee dello scompenso cardiaco. A Mazara il prossimo 5 maggio sarà allestito un apposito gazebo proprio in piazza Mocarta. Ma sentiamo l'intervista al dottor Michele Gabriele, promotore locale dell'iniziativa.
Dal 2 al 10 maggio prossimo saranno di scena le giornate europee dello scompenso cardiaco. Sarà una grande manifestazione in tutte le città europee, chiaramente, ed anche a Mazara. A Mazara dal 2 maggio ci sarà un gazebo in piazza Mocarta. Ho vicino a me il dottore Michele Gabriele, cardiologo, che è il promotore di questa iniziativa a Mazara del Vallo. Allora, diciamo in due battute di che cosa si tratta. Si tratta che lo scompenso cardiaco è una malattia seria e finalmente le società scientifiche hanno lavorato molto perché venisse un po' sensibilizzato il problema. Diciamo che per gravità è alla stregua di un tumore, ecco, perché la parola tumore già è molto più pregnante, ecco, nei confronti delle persone. Consideriamo che 14 milioni di europei sono affetti da questa malattia, in Italia oltre 1 milione, ed è motivo di maggiori riospedalizzazioni e quindi maggiori costi sanitari, tutto quello che può comportare. Quindi l'obiettivo di questa settimana sullo scompenso è quello proprio di sensibilizzare, comunicare, parlare e mettere a disposizione del paziente affetto dalla malattia, ma anche dei familiari, alcune strategie comportamentali e alcune strategie anche di intervento che possono far migliorare la qualità di vita di questi pazienti ed evitare che questi pazienti entrino ed escono dall'ospedale in maniera molto frequente. Quindi non ci saranno visite, ma ci sarà una grande informazione su questi scompensi cardiaci. Sì, perché e l'obiettivo non deve essere quello, mi vado a fare la visita, l'obiettivo è quello, voglio conoscere meglio che cos'è questa malattia, e questa è la filosofia di questa settimana. In questo gazebo ci saranno dei pliage, ci sarà lei, ci saranno altri medici che chiaramente collocheranno con coloro che verranno lì a visitare il gazebo. Sì, dal giorno 5 ci sarà il gazebo in piazza, inizierà la mattina con un'inaugurazione, ma che comunque l'amministrazione informerà un po' la cittadinanza, perché devo dire abbiamo avuto bisogno dell'amministrazione e ringrazio il sindaco, l'onorevole Cristaldo, per essere stato sensibilissimo. Ha messo a disposizione la piazza Mocarta, ha messo a disposizione operai che mi aiuteranno alla collocazione del gazebo, ma soprattutto mi ha dato la possibilità di illuminare in rosso uno dei monumenti della nostra città, perché sarà tutte le città che partecipano a questo evento hanno come caratteristica l'illuminazione in rosso di uno dei monumenti. Qual è il monumento? Lo lasciamo, scopriamolo da soli il 2 sera. In occasione dei festeggiamenti che si svolgeranno in onore del Santissimo Crocifisso a Santa Margherita di Belice domenica 3 maggio 2015, la città accoglie i suoi visitatori rendendo fruibili in maniera totalmente gratuita le proprie bellezze artistiche, ed in particolare il Museo della Memoria ed il Museo del Gattopardo. Lo rende noto Tanino Bonifacio, assessore comunale alla cultura e al turismo del comune di Santa Margherita di Belice. Alle Isole Egadi fervono i preparativi per la manifestazione del 1 maggio con il Festival della Musica che durerà per l'intero weekend. In linea con il tema nazionale scelto quest'anno per la festa dei lavoratori, ossia legalità quale giustizia, già a partire dalle prime ore del pomeriggio del 1 maggio si potrà ascoltare in Piazza Europa tanta buona musica. Cantanti, band emergenti, ballerini, rumoristi, DJ e vocalist isolani si uniranno per celebrare la musica e per dare il via alla stagione estiva ormai praticamente alle porte. Maggio, per gli appassionati della lettura, sarà un mese ricco di tante novità editoriali e di graditi ritorni per festeggiare degnamente il cosiddetto Maggio dei Libri, che ha avuto inizio lo scorso 23 aprile in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore. Cosa ci aspetta allora in libreria? A un anno dalla morte, i fan di Giorgio Faletti potranno ricordarlo con La Piuma, disponibile dal prossimo 15 maggio. Una favola struggente per comprendere ed apprezzare il senso profondo delle cose. Torna in libreria dal 26 maggio anche il premio Nobel per la letteratura 2014 Patrick Modiano con Perché tu non ti perda nel quartiere. Dopo il grande successo di Il linguaggio segreto dei fiori, dal 4 maggio Vanessa Diffenbaugh torna con un nuovo romanzo, Le ali della vita, la storia di un grande amore ma imperfetto come la vita, la storia della madre e di un figlio tra paura e coraggio.
Caterina sulla soglia è il titolo del libro di Susanna Bissoli, edito da Terre di Mezzo. Le vite delle persone sono raccolte di racconti, frammentarie, discontinue, disseminate di buchi neri e illuminate da verità intraviste, manipolate dalla memoria. La scrittura di Susanna Bissoli riesce a maneggiare la malattia e il dolore. È gioia di ricordare, raccontare, giocare con le parole della memoria. Leggendo qualcosa che somiglia al vero amore, è semplice rimanere affascinati dalla magica Clementine e dall'amore che prova per i libri. Le cui pagine possono avere un effetto terapeutico. Cristina Petit, già autrice di libri per bambini, è all'esordio nella letteratura femminile con questo coinvolgente romanzo nel quale i libri assumono un ruolo centrale. Una storia che trasmette ottimismo, la felicità e volere tutto ciò che si fa e che fa sognare. Il mio primo malato immaginario, prima Cervantes, ora Molière. Continua l'impegno di Donzelli Editore ad incoraggiare i bambini alla conoscenza dei classici, aggiungendo una parte, quella iconografica di qualità, che è la prima che colpisce i piccoli e l'unica capace di suscitare curiosità. Le figure ricostruite da Loriot sono di una straordinaria efficacia espressiva. Da oggi è disponibile un nuovo libro per il mercato editoriale italiano. Una guida esaustiva e anticonvenzionale che, nonostante la cosiddetta crisi, spiega passo dopo passo come realizzare una vita felice e ricca di significato, insegnando tra l'altro come liberarsi dai nefasti condizionamenti indotti dall'inquinamento mediatico. Il libro si intitola Il Botto, 50 cose da fare subito per trasformare la crisi in opportunità. Degli autori Viviana Taccione e Leonardo Di Paola, che raccontano nel libro le loro esperienze. Siamo giunti al momento della pagina sportiva. L'under 17 della nuova pallacanestro Marsala ce l'ha fatta. La formazione lilibetana ha infatti superato il turno ed accede così alle semifinali del campionato regionale under 17 maschile. Il calendario prevede che Marsala incontri la Pegaso Ragusa. La gara di andata si svolgerà in quel di Ragusa sabato 2 maggio alle ore 18:30 alla Pala Minardi, mentre il ritorno è previsto fra le mura del Palame di Power a Marsala il prossimo 5 maggio con inizio alle ore 18:30. Passiamo adesso al calcio. I giovanissimi dell'Aurora Mazara classe 2000 e 2001 hanno vinto il campionato provinciale. Sotto la guida del maestro Gaspare Reina, dopo aver vinto il proprio girone, gli atleti mazzaresi hanno superato per 3-0 i pari età della coriacea Olimpia Salemi, squadra vincitrice dell'altro girone provinciale. A decidere il match le reti siglate da Di Lorenzo, Genco e Sicurella. Alla triplice fischio è stata festa per tutti, vincitori, vinti ed anche per i genitori che sono accorsi numerosi per sostenere i propri figli. Chiudiamo infine con una notizia di vela. Il giovane atleta Marco Genna della società Canottieri Marsala farà parte della squadra di vela che rappresenterà la Sicilia nella prossima edizione dei Giochi delle Isole, in programma dal 28 al 30 maggio nelle Isole Azzorre. Marco Genna e Giulia Schio, entrambi della Canottieri Marsala, saranno impegnati questo fine settimana a Civitavecchia nella prima selezione nazionale per la partecipazione ai prossimi europei e mondiali giovanili di vela. Bene, il notiziario termina qui. Prossimo appuntamento con il TG8 lunedì alle ore 14. A tutti voi un buon fine settimana.